Salve a tutti amici di Sport a Chilometro Zero, partiamo facendo il punto della situazione nel girone B di Eccellenza Toscana e andiamo a vedere quello che è successo nell'ultimo turno giocato. Turno che si è aperto con l'anticipo di sabato 29 febbraio, giocato alle ore 15 allo Stadio dei Pini di Foiano della Chiana, tra Foiano e Badesse Calcio. Amaranto che cadono in casa 1-2 contro la capolista della classe, Badesse che tra l'altro in settimana ha esonerato Deri e quindi sabato è stata la prima partita di mister Guarducci che non poteva sperare in un avvio migliore in questa cavalcata finale di campionato. Ci sono dei rimpianti, sicuramente ci sono dei rimpianti, perché fino a quel momento eravamo al pezzo, concentrati, e sono stati due episodi che ci hanno un po' fatto traballare e poi ci siamo ripresi, ma non ce l'abbiamo fatta. Match difficile per gli Amaranto, che nel corso di tutta la partita non hanno mai veramente impensierito il Badesse Calcio. La squadra ospite si rende pericolosa dopo appena 3 minuti. Punizione di Ricco Bono, colpo di testa di Sanna e palla alta sopra la traversa. Al 12esimo ancora Ricco Bono sfiora il vantaggio per i biancocelesti. Azione insistita in solitaria, sinistro violento e palla di poco fuori. Badesse in vantaggio a 5 minuti dal termine del primo tempo con Marabese, ma bandierina che si alza e gol annullato per offside. Sullo scadere ancora ospiti che ci provano di nuovo con il numero 11, destro di poco a lato e tutti negli spogliatoi a prendersi un tè caldo sul risultato di 0-0. Nella ripresa viene fuori il maggior tasso tecnico dei biancocelesti che in pochi minuti chiudono la gara. Dopo 8 minuti è Ammannati che sblocca il risultato con un colpo di testa su un pallone scodellato in aria da Ricco Bono. Ancora Ricco Bono su punizione cerca il raddoppio, ma la palla è fuori di poco. Raddoppio che arriva ancora sul colpo di testa. A questo giro è Sanna a capitalizzare un angolo calciato da Zagaglioni. La squadra di casa, colpita a freddo, tarda a reagire ed il Badesse potrebbe andare ancora a segno, ma una traversa di Marabese salva Liberali dalla terza rete. Nel momento migliore del Badesse sono i locali che al 37esimo sfruttano una disattenzione difensiva ed accorciano con Francesco Vichi. Forcing del Foiano nei minuti finali nella ricerca del pareggio, ma Sabatini e compagni si difendono con ordine e portano a casa una vittoria importantissima. Comincia quindi sotto i migliori auspici l'avventura del nuovo tecnico Fabio Guarducci, che ha avuto dai ragazzi una risposta più che convincente, utile per affrontare nel migliore dei modi la fase finale del campionato. Sì, oggi era una partita insomma decisiva per noi, molto importante, visto insomma sì il passo falso di domenica scorsa, ma anche insomma l'avvicendamento che insomma del cambio alla guida tecnica, che comunque noi, ci tengo a dirlo, come ragazzi eravamo tutti con il mister, con l'allenatore seconda, lo stesso direttore, preparatore del portiere. La società ha fatto questa scelta evidentemente perché pensando per il bene insomma della squadra, e quindi noi insomma avevamo un bel peso oggi su questa partita e ci tenevamo insomma particolarmente a far bene.